Sì, allora, Luca Di Tomassi, appena tornato dall'esperienza ad Orano, praticamente nel Maghreb, perché c'è stato questo bronzo ai Giochi del Mediterraneo, quindi ti confermi sempre più in alto dopo i risultati importanti che hai ottenuto, adesso è arrivata anche una medaglia per te. Sì, finalmente diciamo sono riuscito a portare a casa la medaglia, che era la cosa più importante per me. Diciamo la settimana era iniziata meglio, diciamo ero primo in classifica e diciamo purtroppo per colpa di qualche errore mio e di una squalifica poi ho finito terzo e non sono riuscito a recuperare le prime posizioni a causa di un giorno in meno di regate per assenza di vento. Quindi c'è un po' di rammarico per questa cosa, perché come detto eri primo, poi sei sceso al terzo posto, Sì, c'era un po' la sicuramente. speranza di poter riacciuffare i posti più importanti del podio. Sì, esatto, sicuramente con le quattro prove che non abbiamo potuto disputare sarebbe stato possibile per me recuperare qualche posizione. Sicuramente poi potermi giocare l'ultima prova con loro, però purtroppo niente, con una prova solo non è bastato per poter diciamo, migliorare la mia posizione. Come ti senti? Stai vivendo un momento importantissimo, sei salito sempre ai livelli più importanti del mondo del windsurf, questo foil ti ha fatto veramente bene? Sì, sicuramente per me il foil è essendo comunque alto e riesco a pesare abbastanza rispetto all'RSX, sicuramente riesco a esprimermi meglio e ad andare sicuramente meglio. Diciamo, da un punto di vista fisico sono avvantaggiato. Poi sicuramente è pure molto più divertente, mi diverto di più e sì, diciamo, sono riuscito anche all'Europeo, purtroppo non sono riuscito a entrare in medal di una posizione di pochi punti, però diciamo, la strada è quella e questa medaglia ci voleva. Adesso un'estate che tra virgolette tranquilla, perché non avete grandissimi appuntamenti, a ottobre ci sarà l'appuntamento culmine di quest'anno, però adesso si lavorerà tanto, si cercherà di fare tanto vista Sì, questa infatti conclusione dell'anno. torniamo adesso subito tra meno di 10 giorni sul lago di Garda e ci alleneremo sicuramente. L'obiettivo è quello, il mondiale, e per me è l'obiettivo più importante dell'anno, quindi cercheremo di lavorare il più possibile tutta l'estate e l'obiettivo è sicuramente una medaglia al mondiale e poi chissà se riuscirò a giocarmi una medaglia.